Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, splendida cornice, come al solito io, amante della natura, sto per fare una piccola pausa pranzo. Mi trovo nella provincia di Siracusa. Così, un piccolo motogiro sfruttando questa bellissima giornata. In questo video vi voglio parlare del mio nuovo acquisto. Guardate un po', una piccola borsa cargo della Givi della nuova linea Canyon che c'è, assolutamente introvabile. Non so se magari più avanti arrivano nuove forniture, ma per trovarla veramente un'impresa. Tanti negozi mi hanno dato disponibilità tipo tra un mese e 2 mesi. Un piccolo negozietto di Napoli però è riuscito a trovarne una su eBay, non ricordo il nome di questo negozio, ma lo ringrazio perché in una settimana me l'ha spedita. Così ecco la mia piccola borsa Canyon che vi faccio un po' vedere nel dettaglio. Ora, in pratica sono delle piccole borse a rullo impermeabili 100% che nascono comunque come borse cargo usate per la maggior parte nelle barre paratelaio delle moto adventure. Come potete vedere, io qui ho barre paratelaio sportive della SV Motec, quindi non è stato possibile metterle lì. Infatti, ne ho acquistato solamente una. La utilizzo come borsa da portapacchi perché comunque la misura è quella, ci sta perfettamente 8 litri. Ne utilizzo solamente una, quindi estivo le mie cose d'emergenza come il kit di riparazione gomme, un compressorino, degli attrezzi, come anche antipiogge, grasso per la catena quando si va lontani, eccetera, eccetera. Quando poi mi servirà il portapacchi per il bauletto, questa la toglierò e la stiverò in una delle due borse laterali. Purtroppo non ho modo di metterla davanti, però essendo alla fine un mostro compatto sottile, ci sta bene all'interno delle borse, quindi rimarrà comunque una borsa impermeabile dove potrò mettere anche delle cose di elettronica. Non si sa mai, entri acqua dentro le borse. Questa è comunque 100% waterproof. Faccio vedere nel dettaglio come l'ho legata. Come potete vedere, sotto ha dei passanti. Questi passanti fanno sì che la rendono molto più salda. Altre borse della concorrenza, come ad esempio la SV Motec, sempre da 8 litri, di forma simile, non hanno questi dettagli. E quindi un portapacchi di ad esempio come quello che ho io, molto standard, è meno salda, senza quei passanti lì. Quando la borsa viene chiusa, si devono fare 3 giri per garantirne l'impermeabilità e poi agganciarli in questi ganci rossi. E la borsa è decisamente salda. E per il resto, per legarla, bisogna tirare questi tiranti che sono comunque fissati da questa cosa qui a molla. Come potete vedere, ci sono dei denti che si aggrappano alla fibbia. Ci sono anche piccoli dettagli interessanti come questo per tenere fermo la restante fibra, che in eccesso la linea è bellissima, mi piace veramente tanto, e nelle moto stanno bene perché comunque il nero si sposta con qualsiasi colore di moto. Niente ragazzi, questo piccolo video spero che sia stato così, non dico di aiuto, ma comunque volevo farvela vedere anche perché online non ci sono tanti video di queste borse qui. Sono ancora un nuovo prodotto. La Givi ne produceva altre negli scorsi anni, ma erano da 5 litri, queste sono da 8, quindi una nuova linea, una nuova forma, nuovi materiali, ma cioè, voglio dire, la qualità è decisamente alta e ottima. Il prezzo è di circa 50 euro, cosa più cosa meno. E niente ragazzi, per questo video è tutto, io vi rimando al prossimo video, al prossimo motogiro. Seguitemi se non l'aveste fatto anche nella mia pagina Instagram, sempre Motoverso, ma soprattutto su YouTube perché su Instagram siamo più di 2000 persone e qua siamo ancora un po' indietro. Più siamo, più contenuti posso portarvi, più giri facciamo e più mi motivate. Quindi ragazzi, seguitemi e non esitate a cliccare anche sulla campanella e a mettere like. Ciao ragazzi, al prossimo giro!